Campionato di seconda categoria, girone B, allo stadio comunale di San Sisto si affrontano il Ferro di Cavallo e il Colle Pepe in un orario abbastanza inconsueto, perché si gioca alle ore 18, vedete infatti sotto la luce dei riflettori. È una partita questa che si aggiudica alla fine il Ferro di Cavallo di Misura con un gol maturato già dopo pochi minuti. Prima la conclusione però da parte del Ferro di Cavallo con Poccioli che però va solo a sfiorare il gol, e al minuto 10 c'è un calcio di punizione concesso dall'arbitro, il tiro, la parata del portiere sulla ribattuta. Arriva Fagioli e segna la rete del vantaggio del Ferro di Cavallo. Sarà anche questo il gol partita per la vittoria dei ragazzi in maglia granata. Ancora Gallo per il Ferro di Cavallo che mette in mezzo questo pallone al 15esimo, e bravo il portiere del Colle Pepe Temperoni a bloccare il pallone. 18esimo, l'azione parte da Palmerini, poi il lancio lungo ad incrociare, c'è un errore da parte di Latini, il cross al centro sbroglia la matassa, anche in questa circostanza Temperoni. 22esimo, cross di Palmerini, il colpo di testa, la palla fuori di poco, ancora di Fagioli. 11esimo, Sebastiani fugge ancora a sinistra, il cross, il tocco di Fagioli che va a colpire il palo, sarebbe stato il 2-0 al 27esimo. Al 33esimo è il Colle Pepe finalmente a farsi vedere con l'azione in area di rigore, prova ad anticipare il portiere, il numero 9 Fortini, ma non riesce nell'intento. L'ultima azione al 42esimo è questo calcio d'angolo, prima ribattuto poi riproposto da Sebastiani, ancora Fagioli, mira alta sopra la traversa. Finisce il primo tempo col Ferro di Cavallo in vantaggio per 1-0. Con le immagini possiamo spostarci alla ripresa, che già al sesto minuto vede il Ferro di Cavallo provare ad arrivare al raddoppio. In realtà si tratta di una specie di ingenuità da parte della squadra ospite, recupera il pallone Battu, arriva sul fondo, mette in mezzo, c'è una bella giocata da parte di Gallo che poi appoggia per il tiro, la palla che termina sul fondo, il tiro di Catapano che se ne va sul fondo. Risponde il Colle Pepe al decimo minuto, il tocco però sul fondo da parte di Agero in sospetta posizione di fuorigioco. Ancora il Colle Pepe, 18esimo, tiro dalla distanza, palla di poco alta sopra la traversa. 30esimo, sono i neri ospiti che si fanno vedere con l'azione di Ambrogi, poi il destro da parte del numero 2 Cerquiglini che però non impensierisce il portiere di casa Ercoli. Break del Ferro di Cavallo, 34esimo, si presenta solo davanti al portiere l'attaccante dei padroni di casa, è bravo l'estremo difensore Temperoni a salvarsi, così come fa con l'aiuto del palo qualche minuto più tardi. Espulsione per un giocatore del Colle Pepe al 37esimo, è Fortini che con qualche minuto d'anticipo va a farsi la doccia. Al 43esimo, ultima, ecco Fortini che esce dal terreno di gioco tutt'altro che contento, ovviamente, come è facile immaginare. 43esimo di gioco, ancora il Ferro di Cavallo pericoloso con il nuovo entrato Aquili che mette, cerca di andare verso la porta, viene fermato da Marinetti e poi ancora un altro cartellino rosso per un giocatore del Colle Pepe, dunque che rimane in doppia inferiorità numerica, ma il risultato non cambia, vince il Ferro di Cavallo 1-0. Allora, giudizio sulla partita, credo una vittoria meritata da parte nostra, insomma abbiamo avuto oltre il gol anche due pali e anche diverse altre occasioni, quindi ecco, io sono contento perché i ragazzi comunque hanno bisogno dei tre punti dopo una serie di pareggi che obiettivamente c'erano un po' stretti per quello che facciamo durante la settimana e per quello che proponiamo in campo, qualche volta comunque cerchiamo di proporre, e quindi una vittoria meritata che ci dà un po' di morale, ci ritira un po' sulla classifica e ci fa lavorare un po' più sereni, anche perché mercoledì abbiamo una partita di Coppa e quindi dobbiamo assolutamente continuare su questa strada.